Amici Bellini, visto che è notte, visto che la conferenza non si fa, perché oramai è abitudine non farla, facciamo noi delle ipotesi, delle domande immaginarie al mister Mazzarri. Cominciamo. La prima domanda è: ma come si pronuncia Kajuste? Benvenuto Ayub Haida. Haida. Poi non so come. Io non lo so come si pronuncia, lo dico. Mentre tutti qua di noi adesso dobbiamo imparare un nuovo nome, si dice così. Hi, my name is Jens Kajasti. Kajasti. Lo dice proprio lui, Kajasti. E sono proprio curioso di sentire chi vorrà impararlo. Perché l'abbiamo sentito varie volte Kvara dire il suo nome. Kvicha Kvara Tskhelia. E chi non l'ha imparato il primo giorno non l'ha mai più imparato. Kvara, not Q. Sono proprio curioso. Kajasti, lasciate il like per Jens Kajasti. Kajasti, lo dice l'americano, perché lui è mezzo americano. Kajasti, che pure mi piacerebbe vedere titolare. Magari non in questa partita. Si avvicina la Coppa Italia. Quello secondo me potrebbe essere un momento in cui le seconde linee vanno a nozze. A proposito di nozze, no, a proposito di nozze, c'è stata la festa di Natale, musi lunghi. Cerchiamo di non pensarci proprio e andiamo a capire, perché non possiamo sentire Mazzarri. E a me sta cosa mi dà un fastidio incredibile. Il video lo faccio lo stesso, a me non è un problema. Però io voglio sentirlo parlare, voglio capire. Voglio sentirlo anche mentire, perché il calcio è bugia. Vorrei sentire qualche cosa, vorrei fargli delle domande, ma purtroppo è così quando c'è la Champions di mezzo. Il motivo, se voi cercate il motivo, è perché ha già parlato. Ma che c'ha zecca? Ha già parlato di un'altra partita. Adesso dobbiamo parlare del Cagliari e dobbiamo parlarne. Prima di tutto, questa situazione qua, che chi mi segue già aveva saputo e aveva approfondito, sono i migliori crossatori della Serie A. E quindi io per questo vi dicevo, Østigard titolare, non mi sono messo nelle orecchie di Mazzarri per quanto riguarda le formazioni, perché stiamo in grande difficoltà e quindi formazioni quasi obbligate, anche se la presenza di Østigard è una scelta, perché lo puoi mettere al posto di Lachmani, lo puoi mettere al posto di Juan Jesus, se vuoi mantenere Nathan lì terzino, Østigard. E non veniamo a sapere che Østigard ieri aveva avuto un leggero attacco influenza, anzi questo due giorni fa, perché ieri invece sappiamo palestra. Andiamo a vedere il report. Questo è quello di ieri. Ovviamente voi nei commenti sotto mi potete scrivere, visto che questo video vi arriva al mattino, appena ci sono novità proprio eclatanti. Noi possiamo fare anche uno short, come ho fatto ieri, proprio uno short contro i sorteggi. Ma lo facciamo pure il sorteggio. A fine video facciamo il sorteggio della Champions. Non me ne frega proprio. Non me ne frega niente, perché tanto una vale l'altra, lo volete capire o no? Tutti questi espertoni che dicono questa è meglio, quest'altra. Ma che ne sai tu? Andiamo avanti. Il report dell'allenamento di ieri: si è allenato, preparano il match, eccetera eccetera, possesso palla, partitina, Juan Jesus contro Osimhen. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo, bene in campo ma sempre personalizzato, non in gruppo, il che rende difficile Mario Rui titolare, rende possibile proprio nel massimo ottimismo di vederlo magari convocato in panchina. Olivera non se ne parla proprio, perché lo sappiamo che è lungo, terapia e lavoro personalizzato in palestra, e quando si parla di palestra non di campo vuol dire che sono molto indisponibili. Lavoro in palestra per Østigard, ora dopo l'influenza passa in palestra, boh, forse per non forse ancora infettivo. Non vogliono infettare gli altri, forse proprio i muscoli. Sai quando ti fanno male i muscoli e non riesci a fare altro, non riesci proprio a giocare. La vedo difficile. Poi magari recupera, però la vedo difficile a quel punto che va in campo. Perché non solo tu devi stare bene fisicamente, magari recupera al 100%, ma devi aver anche fatto gli allenamenti, le esercitazioni. Le esercitazioni sui cross, su come stare attaccato a... Quindi anche questa volta l'attenuante per Mazzarri ci sta, come lo era per Zanoli, che nel momento in cui era quasi titolare poi ebbe la mal di schiena, lombalgia, non era il caso. Però adesso Zanoli ha recuperato, quindi il nostro dubbio è questo, anche se noi dobbiamo vedere il Cagliari, perché almeno Ranieri ha parlato. Però abbiamo dei dubbi di formazione che vediamo qua, che vanno risolti adesso tra di noi. È l'unica cosa che possiamo fare.
Ranieri molto carino in conferenza, la faccia di Mazzarri, poi sotto c'è lui, questo è un meme che avevo pensato. E quando si chiede, quando Mazzarri fa finta di non vedere Lindstrom, dice: ma vogliamo mettere a Lindstrom? E lui fa: dov'è? Cioè, lo vedo, dov'è? Eccolo qua, Ranieri, che è stato molto carino onestamente nei confronti di Napoli, dei napoletani. Io posso parlare solo bene del Napoli e dei napoletani, ci ha tenuto a dirlo, anche perché se voi andate a vedere un pochino i commenti anche sotto la live della loro conferenza, sono un po' di commenti, c'è un po' di rivalità, è inutile negarlo, tra sardi e napoletani. E quindi quando Ranieri dice Napoli è una città meravigliosa, c'è qualcuno che dice: ma se la poteva evitare questa cosa, che non amano i complimenti agli altri, nemmeno estetici. Qualcuno invece dice: ma che ti narici con la città, così magari non mi piacciono i napoletani. E invece vedi Ranieri proprio scombra proprio il campo e dice: mi piace Napoli e i napoletani. Sempre molto molto elegante. E dalla conferenza di Ranieri, insomma, emergono due cose. Prima di tutto un dato che vedremo con i numeri, interessante per quanto riguarda il Cagliari, perché adesso si dice il Cagliari che non muore mai, il Cagliari che fa grandi cose nel finale di partita, però serve un Cagliari migliore all'inizio, e loro lo sanno bene, sono un po' di bicarbonato, e loro lo sanno bene, ne sono consapevoli. Quindi come si fa a togliere da mezzo l'entusiasmo e a ripartire da zero, resettare per essere concentrati? E Ranieri lo dice subito, dice: io basta pensare ai primi 15 minuti, e non lo dice, non è un caso che parla proprio dei primi 15 minuti. E poi ci dice una cosa, perché gli arriva una domanda su Nandez che spesso viene utilizzato sulla fascia destra, da esterno a tutto fascia, quasi terzino, a volte un po' più avanzato, e Ranieri conferma, dice che è una possibilità di vederlo ancora una volta in quella zona, dove agirebbe Kvara ovviamente, e quindi potremmo avere una sfida interessante tra Kvara e Nandez, considerando anche Nathan, chi ci sarà da quella zona dobbiamo proprio capire. Però insomma, Nandez ce lo ricordiamo bene perché era nell'orbita Napoli, è un mediano, è una mezzala, è uno che poteva giocare anche esterno d'attacco, è tutto, è un giocatore molto duttile, diciamo il loro Elmas, per capirci, perché lo puoi mettere dappertutto, si adatta, è un giocatore che resta interessante nonostante non sia poi più venuto. E questo per quanto riguarda la conferenza di Ranieri, poca altra roba, ma è interessante con un'analisi tattica andare a capire il momento in cui il Cagliari è più vulnerabile o quando sono più pericolosi, e lo vediamo qui. Prima di tutto le formazioni che ha utilizzato il Cagliari, il 3-5-2, per quanto è bello quando poi hai dei dati, speriamo che siano precisi, perché poi soprattutto per quanto riguarda la formazione è proprio difficile dirlo, però spesso, ecco, Ranieri ha parlato del 4-4-1-1, cioè la voglia di mettersi a specchio contro il Sassuolo, il 4-2-3-1 praticamente è la stessa cosa. E però dopo l'inizio, dove vedevano che prendevano imbucate da tutte e due le parti, è subito intervenuto ed è cambiato un'altra volta. Quindi la lettura della partita 3-5-2 per la maggior parte dei minuti, ma anche questo 4-2-3-1 di cui vi parlavo. Altre volte 4-3-1-2, poi ovviamente ci sono anche minuti in cui voi vedete insieme che ci sono Mancosi, ci sono Viola, Somorudov, Petagna, La Padula, Pavoletti, tutti quanti insieme, perché per recuperare le partite disperate. Ecco qua, il timing per esempio, dov'è che loro subiscono di più? Questo è un approfondimento che mi piaceva fare anche per tutte le partite, perché potrebbe essere un'idea, visto che il Napoli spesso dura solamente un tempo e loro subiscono la maggior parte dei gol subiti inizio secondo tempo, tra il 46esimo e il 60esimo, tra il 16esimo e il 30esimo ne subiscono altri 6, ma soprattutto se andate a vedere i tiri subiti, che tu puoi anche subire l'attacco dell'avversario ma non subire gol perché magari il tuo portiere ti salva, tiri subiti 39 tra il primo e il 15esimo, quindi il Cagliari ci mette un pochino per carburare, per capire, per studiare la partita, in questi primi minuti potrebbe essere un pochino più vulnerabile se tu lo attacchi forte. E qua, questa è una cosa che vedemmo anche per la Salernitana e mi piacque tantissimo, perché il primo tempo della Salernitana forse fu il momento che più assomigliato al Napoli dell'anno scorso, con aggressione molto alta, con scambi veloci. Purtroppo non l'abbiamo visto spesso quest'anno, né con Garcia né con Mazzarri, però a tratti il Napoli ha mostrato ancora di saperlo fare. Quindi primi 15 minuti
andare forte, anche perché quando è che loro poi fanno gol, se la partita è ancora in bilico, loro fanno 7 gol dopo il 76esimo, quindi nella parte finale della gara sono capaci di fare 7 gol dei 15 che hanno fatto totale. Quindi in 15 partite il Cagliari fa una media di un gol a partita, mediamente, però, perché 4 ne fanno solo col Frosinone, ci sono altre partite dove hanno fatto molto bene, e lo vediamo, perché è particolare il Cagliari contro le grandi, è un dato che deve essere confermato domani assolutamente. Quindi non arrivare in bilico, bisogna chiudere il prima possibile, non arrivare in bilico nel finale, perché sennò il Cagliari veramente oramai si è creato anche questa favola mentale, morale, nella testa di ognuno di loro, che possono recuperare qualsiasi risultato nel finale, e non ci dobbiamo proprio arrivare a queste pallate, perché il Napoli le soffre, e ovviamente la maggior parte dei gol arrivano nell'area di rigore, quindi si avvicinano di più e sono più pericolosi. Vedete, il Cagliari è capace anche di bloccarti delle partite, quindi il pericolo dello 0-0, se tu, perché il Napoli ultimamente sta facendo un po' di fatica a segnare, oltre ai problemi insomma in difesa, anche i due gol che abbiamo fatto sono stati pulitissimi, ecco. Quindi non vorrei che il Cagliari, perché per esempio col Torino loro 0-0 la prima giornata, poi perdono con l'Inter, perdono col Bologna, poi bloccano l'Udinese sullo 0-0, perdono con l'Atalanta, perdono con il Milan, perdono con la Fiorentina, perdono con la Roma. Dopodiché 2-2 con la Salernitana, 4-3 vincono con il Frosinone, vincono col Genoa, perdono con la Juve, pareggiano col Monza, poi hanno perso la Lazio ma con questo striminzito 1-0, e poi la vittoria con Sassuolo, che abbiamo visto proprio nell'approfondimento generale, una vittoria pazzesca. Di conseguenza cosa ci dice tutto questo? Che il Cagliari perde con le grandi, magari può fare la voce grossa con quelle un po' più piccole e può strappare dei punti importanti anche in extremis con le squadre un po' più al suo livello, o comunque un po' più abbordabile, la famosa frase dell'abbordabile. Quindi il Napoli deve dimostrare di essere una grande, questo è tutto. Il Napoli deve dimostrare, perché se non fai risultato con il Cagliari non sei nella Lazio, non sei la Juventus, non sei la Roma, non sei la Fiorentina, non sei il Milan, non sei l'Atalanta, cioè nessuna ha perso punti con il Cagliari, delle squadre ovviamente che ci interessano, tra sorelle e sorellini. Quindi quello che vi dissi col Braga vale col Cagliari. Ancora non sappiamo se possiamo giudicare Mazzarri, se ha avuto il tempo a disposizione, però vincere basta, non deve essere in discussione, perché se no è tragedia greca, è assolutamente greca, so greca. Di conseguenza, come vogliamo vincere con questo Cagliari? Io penso sempre con i titolari. Abbiamo i soliti dubbi, cioè che Meret giocherà, quindi questi sono i non dubbi, che Di Lorenzo ne giocherà un altro, lo ha Mazzarri, Namiez, boh, qua Ostigard io l'avrei voluto veramente titolare. Poi tiravamo una monetina se togliere Juan Jesus, che si è comportato bene, Rachmani che era in crescita, non lo so, però se ha fatto lavoro in palestra, speriamo che adesso ci arrivi un report dell'allenamento di un Ostigard in grande forma titolare, però leviamolo da me. Di conseguenza, se Mario Rui anche lui fa personalizzato, non credo proprio, e ci troviamo di nuovo con la formazione base di questa emergenza, con Nathan, Juan Jesus, Rachmani e Di Lorenzo. C'è Zanoli, io Zanoli stavolta lo voglio considerare. Ma se poi Nata è stato anche il giocatore, il man of the match della Champions League, inserito tra i migliori 11, e ha fatto una partita interessante sulla fascia, spingendo e garantendo anche la spinta e garantendo un assist, io non credo che venga tolto, a meno che non ci metti Zanoli esposti qui, se anche Juan Jesus, perché attenzione che Juan Jesus anche lui ha avuto dei problemini fisici, per cui è dovuto entrare Ostigard a fine partita. Quindi se Juan Jesus, non ci sono notizie su di lui sul riposo, lo vediamo nella fotografia combattere con Osimhen, quindi credo che sia a posto. Però se avesse dei problemini dell'ultima ora, si potrebbe spostare Nathan qui e vedere Zanoli titolare a sinistra, il che non credo che Mazzarri vorrà fare. Di conseguenza rispostiamo Gaetano in panchina, perché Lobotka non ha sostituti. Zielinski e Elmas è sempre un ballottaggio valido. Anghissà, Kajasti, sarà difficile abituarsi, ma dobbiamo abituarci. Kajasti, si dice Kajasti, non credo, anche perché
sta per arrivare il Frosinone in Coppa Italia, dove secondo me ci sarà un po' di turnover. Di conseguenza, con tutto il bene che vogliamo a tutti quanti, questi sono i tre. Questi, con questi dobbiamo morire. Lindstrom al posto di Kvara? Non credo proprio. Raspadori, Simeone o Osimhen? Ma io non direi proprio. Di conseguenza, guardate un po', assomiglia tantissimo alla squadra che ha giocato anche con la Juve e che ha giocato poi anche in Coppa. Mazzarri ha detto: i giocatori recuperano, non è più come una volta. Benissimo. Se non abbiamo altre notizie, io credo che questo sarà. Ovviamente un Elmas si può giocare una chance come primo sostituto di qualcuno che non si sente benissimo. Zielinski, Kvara, Politano, lo stesso Aguissà, lì ci puoi mettere un Elmas rampante, ruspante, ma io credo che questo sarà ancora una volta la scelta del nostro mister. Ricordate? Lo facemmo durante una live, adesso vediamo se riusciamo a organizzare una live anche per lunedì mattina, il che fare, non so a che livello, però magari ce ne andiamo live per i sorteggi. Questa è la situazione, purtroppo almeno avremmo potuto evitare un Atletico Madrid che qualcuno dice: ma l'Atletico si può fare? L'Atletico secondo me è il peggiore avversario, ecco, non vi dico chi preferirei perché secondo me non ce n'è una che preferisco. Ah, che bello il Dortmund, ah che bello abbiamo preso il Real Sociedad, no, però vi dico quella che eviterei peggio delle altre, proprio l'Atletico Madrid, perché tra tutte queste qua ha giocatori di grande qualità e sa come non farti giocare bene, come farti giocare male. Di conseguenza, se vi posso dire quella che eviterei, è proprio l'Atletico Madrid. Se la Lazio fosse arrivata prima, avremmo almeno evitato l'Atletico. Purtroppo sono tutte là: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad. Real Sociedad c'ha meno nome in queste qua, però abbiamo visto che l'Inter ha fatto faccia e fronte contro il Real Sociedad, che invece contro di noi è andata proprio liscia con lo 0-3. Il Dortmund, voi sottovalutate il Dortmund, va bene. Il City, il Barcellona quest'anno ma non ci facete ridere. Allora, benissimo, si clicca qua il Porto e poi si clicca, io faccio sempre 1 e 2 1 e 2, Porto, Real Madrid, poi dopo di PSV Real Sociedad, dopodiché Internazionale, ecco, Intercity. Prendiamo l'Intercity e andiamo alla grande. È un ritorno, insomma, se la rivincita della finale dell'anno scorso. Il Lipsia va a prendere il Barcellona, il Napoli, ecco qua, ci siamo, possiamo prendere proprio, è tremendo, e tutto ciò è tremendo, ed è però, è l'Arsenal. E l'Arsenal pure riecheggia dei ricordi perché ci dobbiamo togliere degli sfizi e vabbè. Completiamo per completezza il Copenhagen con l'Atletico Madrid e il Paris col Bayern e la Lazio col Dortmund. Signori, è fatta. Pensiamo al Cagliari, pensiamo assolutamente al Cagliari, poi vedremo, ci sta tempo, è inutile fare dei discorsi adesso di Champions League. E fatemi sapere se ci sono delle novità assolute, voi sapete come fare. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno lasciato un like e quelli che hanno visto il video fino in fondo, possono lasciare un emoji di un funghetto, ecco, lasciate l'emoji di un funghetto che ci capiamo tra di noi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, forza Napoli sempre, col Cagliari si deve vincere, poi dopo le attenuanti, però come col Braga, meglio vincere, poi dopo.